voi state a sentire me, lei mi guardava con quell'aria indifferente, in casa vedo tutte le me, e avevo solo la mente, davo la felicità, ma le cose fanno studiare sulle tue basi, la sua maturità, forse la lana, forse la uno dei più noti interpreti della canzone napoletana, anche se è un siracusano, è esordito a 9 anni quando proprio a Siracusa ha vinto un concorso canoro. Primo successo, 1979, la canzone Povero Amore, uno struggente ricordo di sua moglie che è morta per un male incurabile dopo il parto. È stato protagonista di numerosi film, ma poi gli è piovuta sul capo l'accusa di essere il mandante di un omicidio. Se posso sapere come minchia è lei? Parlami di Carmelo Zappolla. Procuratore. Presente. E che cosa è venuto a darmi, eh? La buonanotte. Pascarella, fai mano allo spiritoso. Carmelo Zappolla è stato addestrato. Mi spieghi perché? A me mi pare che non è così che funziona. Che va a fare? Giochiamo! Avanti, procuratore. Faccio benissimo come funziona. E io no, per cortesia, me lo spieghi. Lei mi dona qualcosa a mia. E io ti do qualcosa a lei. E quando sbagli? Sei tu che devi dare qualche cosa a me. Altrimenti tu hai carenza, non esce più. No. Non è così che deve andare, procuratore. Allora, parliamo la stessa lingua, che ne capiamo meglio. Carmelo Zappolla è un assassino. Chi sto un fatto? Ma senti, Pascarella, chi sto un fatto? Sì, 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 è chi sto un fatto? Benissimo. Adesso però tocca a lei, procuratore. Cosa posso fare per lei? Voglio che lei mi fa nascere questa minchia di galera il più presto possibile.
E poi ci voglio una cella, tutta da sola. Con la televisione. La televisione la fa a colori. Vuoi poi un frigo bar? Senti qua, Pasquale, se non sbaglio, tu sei in cella che mafioso, giusto? Che significa? Io sto con la famiglia. Lo sai che cosa faccio io? È un omaggio. Io ti faccio scrivere sulla pelle che tu sei un pentito e ti metto una cella che mafioso. Questo è quello che io faccio. Procuratore, lei non hai detto... Carmelo Zappulla, ti ho detto! Carmelo Zappulla! E allora? Io ho bisogno di garanzie. Di certezze, procuratore. Abbiamo capito. Pasquarella, buona permanenza. E agente! Aspettasse, procuratore! Che c'è? Si sieda. Per favore. Per favore. Ma cosa sta succedendo, amico? Pippo! Ho fatto varie telefonate. Ma chi ci sta facendo questo? Non importa, al momento la cosa importante è far uscire tuo padre da quel posto, il prima possibile. Senti, io sono riuscito a recuperare il contatto del miglior penalista della zona. Dicono tutti che è bravissimo. Bene, però io penso che sia meglio agire con discrezione in questo momento. E poi sono sicuro che non appena questo finirà sarà un brutto ricordo, basta, un brutto ricordo. Sì, ma ci dobbiamo muovere, dobbiamo fare qualcosa. Gaetano. Non mi fido di Gaetano. E tu fai male perché quell'uomo conosce la legge, poi Carmelo si fida di me. Che ha detto? Che ho detto, non l'ho chiamato perché volevo parlare con voi prima. Ma chiamalo, non posso parlare anche mio padre, ti prego. Chiama. E chiamalo tu. Ma perché lo devo chiamare io? Che problema c'è? Per me è Carmelo, sei come un fratello, chiama. Io non c'è niente che non fare per tuo padre. Allora fai quello che devi, ok? Dobbiamo tirarlo fuori dalla lì. E lo tireremo fuori. Chiamala adesso, dai. Dai, chiama. Chiama, sì. Adesso. E chiama. Pronto? Gaetano. Pippo sono. Hai saputo di Carmelo? Ah no? È stato arrestato, sei stato accusato di omicidio da un pubblico. Senti Gaetano, devi andare urgentemente al carcere. Devi vedere come sta Carmelo. Controlla la situazione, cerca di capire quello che sta succedendo. E per favore Gaetano, lo devi tirare fuori da lì al più presto. Sì, al più presto. Mamma. Va bene, aspetta un attimo. Ciao, ciao. Benvenuta nel club. Davvero? Grazie, non se ne pentirà. Fai un'occhiata in giro, io devo andare. Inizio a sfogliare qualche fascicolo. Fammi uscire da qui, per favore. Uscirai da qui. Abbi pazienza, tieni duro. Ti trattano bene, hai bisogno di qualche cosa? Hai delle sigarette? No, mi dispiace. No. Normale. Anna, Giusy e i ragazzi stanno bene. Certo, sono preoccupati. No, i gemelli non sanno niente, ti pensano in tournée. Ti faccio il quadro. Si tratta di un omicidio. Di stampo mafioso. Il tuo accusatore è un pregiudicato, un pentito. Un pentito? Sì, è ridicolo, L'unico testimone è un pentito. Anche lui è qui dentro. È uno scagnozzo di Giovanni. Giovanni? Sì, sì. Ma che dici? Dobbiamo smontare le accuse di questo Pasquarella, si chiama così. Certo, la tua amicizia, la tua stretta amicizia con Giovanni non ci aiuta, ecco. Io sto qua dentro per questo, Gaetano. Ti affideremo al miglior avvocato. No. Io mi fido solo di te. Ti prego,
come si è vestito. Ma lei vuole fare l'investigatore oppure vuole fare l'attore? Che cosa sai del caso? Tutto quello che mi hai fornito. Opinioni? Non sono pagato per averne. Ottima risposta. Marco, io ho bisogno che tu esamini la scena del crimine. Prego, signorina. Grazie. Caffè? Perché? Signorina, porti un caffè al signor Bracco. Non importa, lo prenderò più tardi. Le serve altro, procuratore? Allora no, può andare, grazie, signora. Bracco. Bracco! E allora, giochiamo! Ho bisogno di prove. Prove. E questo testimone non è molto collaborativo. È un pentito, non mi sorprende. Non mi deluda. D'accordo, muoviti con discrezione. Bracco. E fammi una cortesia, vestiti un poco più. La casa è nostra, non è di lui. Senza dubbio. Ma lui già ha venduto tante cose. Cose che... The beautiful china set from my parents' wedding. I can't begin to tell you. Does he even have a right to do that? Possiamo senz'altro... He's a gambler and a drinker, baby. And God knows what else. È mio fratello, ma... He's just gone too far, too far. E tutto questo tempo mi chiede soldi. In più già una casa gratis per vivere. And that's with me sending a check every month for mama's nurse. Ed ora la casa, la mia mamma, buon'anima. Mi serviranno le ricevute. Com'è possibile? Quante cose. Cose di famiglia. Quanti ricordi. All those beautiful memories. Venduto. Ha venduto tutto. E ora vuole la nostra casa. Caro, sei in ritardo per il prossimo appuntamento. Sì, ma abbiamo quasi finito qui. Grazie. Non si preoccupi, signora. Mi faccia avere tutta la documentazione. Oh. Ok, dear. It is all just so painful. Ah, è chiaro. Well, thank you, Gaetano. Oh, si figuri. Mi faccia avere tutti i documenti. When I think about, breaks my heart. Non mi ha chiesto. No. Signora Freni. Signorina. Buonasera. 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 No, di qua. Buongiorno, signor giudice. Sei convinto di Gaetano? Ah, certo che sono convinto, soltanto che è insicuro se accettare o meno il caso. Lo vedi? E questo è il punto. A noi ci serve un guerriero, non un insicuro del cazzo. Sì, ma Gaetano ama Carmelo e sono sicuro che combatterà per lui. Oggi incontra il giudice. Vabbè. Tieni d'occhio, Giussi, non l'ho mai vista così agitata. No, questo lo so, però Giussi è forte, forse non è così forte. Anna sta pensando ai gemelli, cercherà di tenerli lontano da questa storia, almeno fino all'udienza preliminare. Siediti. È da tempo che non ci vediamo. Pietro, è bello rivederti. Signor giudice, avvocato. Mi scusi, signor giudice. Questo è il fascicolo del caso Zappolla. Presumo che lei sappia chi è il procuratore. Sì. Devo ammettere che la possibilità di vedervi in competizione mi incuriosisce. Come ai tempi dell'università.
con tutto il dovuto rispetto, in questo momento io sono concentrato sul benessere del mio assistito. Ha bisogno della miglior difesa disponibile. Beh, immagino, anche perché non stiamo parlando di una bella famigliare. L'udienza è vicina, non è necessario da prendere. Aspettava questa occasione da tanto tempo. Troppo. Forse non ti è ancora chiaro, ma la migliore difesa per il tuo cliente è seduta di fronte a me. Non ne sono convinto. Io invece sì. Fai felice un vecchio amico. Beh, ora devi scusarmi, abbiamo entrambi da fare. Si figuri, grazie. Non c'è di che, avvocato. Buon lavoro, Pietro. Gaetano, ricordati, il brindisi, alla fine. L'ora giusta per portare il tuo libro. Ah, ho qualcos'altro per te. Ci conosciamo? Salvatore, il bibliotecario. Che vuoi da me, Salvatore? Non si dà per ricevere, figliolo. Avevo già un padre. Sarebbe strano il contrario. Anche Gesù Cristo aveva un padre. Anzi, due. Uno putativo e uno naturale. Ma io sono considerato un po' il papà di tutti qui dentro. Forse perché sono il cliente che vive in questo albergo da più tempo. Stai tranquillo. Fumati una sigaretta. Grazie. Grazie a te. Di cosa? Per la tua musica. È arrivata anche fra queste mura. E mi ha aiutato per qualche minuto a sentirmi libero. Ti pare poco? Mi ha fatto tornare ragazzo. Sai, anche i peggiori tra di noi sognano di tornare ragazzi. Anzi, sono proprio i peggiori che lo sognano più di tutti. Qualsiasi cosa tu voglia, basta chiedere. Così va meglio. Ci vediamo dopo. Ti ricordi di quando eri bambina? Combinavi dei piccoli grandi disastri, va bene. Non è che adesso sei migliorata. Aiuto! Non ci provare, scema. Sorriso di Giusy? Dov'è il sorriso di Giusy? No, lo voglio. Voglio il sorriso di Giusy. Sorridere mi fa solo stare peggio, zio. Guarda che la cosa più importante per tuo padre è che tu sia felice. Te lo ricordi questo o no? Sì, lo so. E allora? Senti, tu credi si arriverà a processo? Ne dubito. Intanto dobbiamo aspettare l'esito dell'udienza preliminare. E l'unica prova che c'è è la testimonianza di questo Pascarella, che deve avere il fegato di andare davanti al giudice a dire tutte quelle bugie. E per quello che mi ha potuto dire Pippo, questo è tutto tranne che coraggioso, quindi non credo che testimonierà. Ma questo Saverio, quello che mi ha fatto, no? Ma chi era? Un meccanico di quartiere, era il fidanzatino della nonna, Giusy. Ma era un tipo losco? Era una persona per bene. Forse aveva fatto qualcosa di cui noi non eravamo a conoscenza, ma perché non ci siamo mai intromessi per rispetto della nonna, capito? Che c'è? Ma è che mi manca papà. Non posso perdere anche lui, zio. Anche lui ti vuole vedere, ma non lì dentro. Qui fuori, il suo posto è qui, con noi. Oh, guardami, tu devi essere forte. Forte! Lo vedi? No. Ecco, il sorriso di Giusy è tornato. Il sorriso di Giusy è tornato!
Come? Stai parlando con me? Stai parlando con me? Are you talking to me? Are you talking to me? Oh! Ah, oh! Che sei? Ma che vecchia fai? Non sparare a me? Come che so? Tu che sei? E come ti chiami? È stato un piacere conoscerti. Zappulla mandante d'omicidio. Dicono che ha ordinato l'omicidio del compagno di sua madre. Accuse serie, Zampulla. È una bugia. Dicono tutti così. Io conoscevo Saverio. Ero mio fan. Zampulla, questo è il procuratore. La prego, continui, direttore. E del pentito? Che cosa mi dice? Mai visto. Scusate, ma ci dovrebbe essere il mio avvocato qui, durante l'interrogatorio. Lei parla come un vero criminale, Zampulla. E infatti. D'altra parte, da uno che ha dimenticato ed abbandonato la sua terra, che cosa ci possiamo aspettare? Perché ce l'ha con me? Perché lei ha abbandonato la sua terra? Per lavoro? Mica vuole reato. Io sono e sarò sempre il ragazzo della Giudecca. È un assassino. Cerchiamo di restare calmi! Sia calmo, che vuole fare? Eh? Forse la sua permanenza qui sarà lunga. Molto lunga, io l'assicuro io. Voi non immaginate che ha dovuto sopportare mia madre. Ero felice che avesse incontrato qualcuno. E suo padre? Erano ancora sposati, no? Beh, lei è sotto la mia protezione qui. Si comporti bene e non avremo problemi. Per quanto riguarda le sue vicissitudini familiari, lasci che se ne occupi il procuratore. Sarà mio dovere, direttore. È tutto, Zappulla. Agente! Signor Zappulla, mi ascolti. Non è una questione personale fra lei e me, no. È che io non amo i criminali, non amo i delinquenti. Ma io sono un cantante. Non ho mai fatto male a nessuno. Canto per la gente. Bene, adesso canterà per me. Ci vediamo in tribunale. È un fottuto presuntuoso. Saranno tempi duri per lui. Questo è per te. Che buona. Io la penso di te. Davvero? Com'era? La scena del crimine? Sì. Solito. Andiamo. Sangue, indizi vari. Un'officina come le altre. Era un meccanico. Tutto normale, tranne che... Tranne che? Posso parlare. Andiamo, siamo una squadra.
Una squadra. Siamo una squadra. Comunque non posso dirlo, ma te lo scrivo. Giovanni che l'ha ucciso, non Zappulla! Questo non è di nostro interesse. Non siamo pagati per questo. Il procuratore vuole Zappulla in prigione. E così sarà. Siamo una squadra, no? Siamo una squadra. Zappulla, ora taglia! Non c'è più Carmelo. Un pedofilo me l'ha portato via. E assieme alla vita di mio figlio si è portato via anche quella di mia moglie, morta di crepacuore 6 mesi dopo. Ed anche la mia. Ma io mi rifiutavo di crepare senza prima aver avuto giustizia. La legge è debole coi forti e forte con i deboli. L'assassino era ricco. Aveva una squadra di principi del foro. Insufficienza di prove. Uscì dal tribunale quasi ridendo. Ma non sapeva che la sua fortuna finiva lì. Perché fuori dal tribunale c'ero io ad attenderlo. Con una pistola. Mi dispiace. Non devi dispiacerti per me. L'ergastolo me lo sono voluto, ma non me ne pento. La vendetta a volte è un sentimento nobile. Dio nella Bibbia dice, la vendetta è mia. Beh, io ho disobbedito, ma non me ne pento. La vendetta non ridà la vita ai morti, ma aiuta i loro spiriti a riposare in pace. Ma non c'è un singolo giorno che passa che ripenso a mio figlio. Solo lui mi manca. La libertà no. Non saprei che farmene. Fumo Salvatore. Hai ricevuto il messaggio dalla tua segretaria? Sì, l'ho ricevuto. La prossima volta questi messaggi me li porti direttamente a me. Non ti fidi di lei? Non è questo il discorso, Bracco. Tu non sei pagato per provarci con la mia segretaria. Bracco, mi sono spiegato? Ricevuto. Benissimo. Un'altra cosa. Il discorso del meccanico che ci provava con la madre del boss. Da questa stanza non esce, è chiaro? Chiaro. Bravo. Credi che Pascarella testimonierà? Che vuoi dire? Beh, non è stimato tra i suoi colleghi. Non so se reggerà la pressione del boss. Che
chissà perché. Io potrei capire, oggi come oggi, ma di chi ci possiamo fidare? Non saprei. Ecco, domani sarà l'inferno. Questo Pascarella è improponibile come testimone. È una nullità. Meglio per noi. Pensi ci sarà il processo? Eh? Dico, pensi ci sarà il processo? È in questo paese, quando si parla di criminalità organizzata, le regole cambiano. Quindi è un sì. Ma non siamo qui per risolvere rebus. Io vado a letto. Notte. Bene, vado anch'io. Hai bisogno di altro? No. Grazie, no, vai pure. Lo potevano chiudere prima. Già. Ma in più. Secondo me ti sei divertito. No. Ma sì, gli è piaciuto, gli è piaciuto. Guarda, c'ha ragione Pippo. Secondo me ti sei divertito. No, smettete la persona. Pensavo a te e ai bambini. Bugiardo. Oh! È dal tuo amico, no? Ti amo. Sì? Sì. Meglio che sia così, altrimenti ritorni dritto in prigione. Andiamo a casa. Vado anch'io. No, io mi fermo un altro po'. Non voglio sprecare sto champagne. No! Buongiorno! Giovanni ti manda i suoi saluti. Carmelo! E vai, come sei bello! Ciao!
Amico mio, ma sei pronto per il ritorno del secolo o no? È pronto, è nato proprio. Ora di non farcela. Ma papà, cosa dici? Sarei fantastico. Tutti saremmo fantastici. Senti, senti qua. Oh! Bom, 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 bom. E vai! Ma sei fantastico. Oh, grazie, grazie. Ma sei fantastico. Ma la vedi quanto è bella? Oh, aspetta, è mega cavata. Dai. Dai, vieni, prepara. Dai, dai. Dai, maestro. Mi senti, mi senti. Carla, Carla. Bentornato. Ma ditemi una cosa, ma pensate che sia pronto? No, ma guarda, no, no, mi fai aspettare, vai, vai, mamma, spacca, spacca, vai, vai, spacca, 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 spacca. Dobbiamo seppellire. Cosa? Possiamo seppellirti sotto la sabbia? Carmelo! Carmelo, vieni! Ti devo dire una cosa! Anna, scusami se non vengo a salutarti! Queste scarpe costano una fortuna! Non vorrei bagnarle! Scusami, ah! Pippo! Che è successo? Giovanni. Giovanni cosa? È morto. Infarto. È morto. Noi lo sappiamo che è stato fortunato a morire così. Già. Non pensavo fosse così rovinata. Ma no, 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 ho solo bisogno di una pulita, eh. Le ruote sembrano ancora buone. Poi Giovanni ha portato il gonfiatore, no? Quindi ha solo bisogno di una gonfiata. Ma mi prendi in giro? Ma non lo vedi? È un rottame. Ma per favore. Piuttosto fai una cosa, Carme. Prendi in prestito la mia bici per portare in giro Stefania. Non lo so, ragazzi, perché questa è la stessa bici che usò mio padre al primo appuntamento con mia madre. Un motivo in più per prendere la mia di bici. Che vuoi dire? No, niente. Dimmi, che vuoi dire? Oh, sto cercando di aiutarti. Oh, ragazzi, basta, dai. Cerchiamo di ripulire questo schifo, dai. Carmelo. Amico mio. Ho avuto un permesso speciale. Sapevo che saresti ritornato. Tu sei sempre tu. Ti sbagli. Io so solo di non sapere. Per il resto mi limito a intuire, a sperare. E speravo che tu saresti tornato a vedermi. Che tipo è questo? Un amico di Pasquarello. Come si chiama? Viscovo.
Niente scherzi, eh? Chiaro. Vedrai. Buongiorno, procuratore. Signor Vescovo, arrivano voci che lei avrebbe intenzione di collaborare. Ha riscoperto il suo senso civico? A quanto pare. E non è il solo. Però un suo collega ci ha deluso. Pascarella è un cagasotto. Mi auguro per te che non lo sia anche tu. Ma perché lei per caso conosce Pascarella? L'ho zittato io. Ah, quindi è lei quello che ci ha fottuto. È lei quello bravo a fottere la gente. Non aver paura, mio collega. Benissimo. Signor Vescovo, io adesso le faccio la domanda. E lei mi dà una risposta, come si dice, onesta. A riguardo? Il meccanico. Ha mai sentito dire che il suo meccanico aveva intenzione di provarci con la madre di un boss? Certo. Allora forse non mi sono spiegato bene. Questo meccanico, questo Latin Lover, ci ha provato con la madre di un cristiano pesante. Procurato, cacciamoci. Cioè, continua a non spiegarmi. Procurato, non ci sono di niente. Ma ci sono dovuto parlare solo di Carmelo Zappulla. Questo è quello che volevo sentirti dire, ma non mi basta. Ho bisogno di altri nomi. Io conosco tutto quanto è accaduto. Non è un problema. Benissimo. Come ti chiami? Clemente, giusto? Mi piace. Te guardi, eh? No, Bracco, stai calmo. Il signor Vescovo sta collaborando, come si dice, si sta aprendo. Noi togliamo il disturbo, però lei si deve preparare quel nome. Ha servito, procuratore. No, Vescovo, tu non servi a niente. Raccomando. Bracco, agente. Non mi stancherò mai di sentirti suonare. Tras. Che c'è? Niente. Stavo controllando. Controllando che? Niente. Tu devi partire, no? Certo. Sandino, questo è un grande tour. La gente è felice di rivedermi, sai? Almeno me lo auguro. Ma no, quello è sicuro, Carmè. Io ho solo un dubbio, però, e te lo devo dire. Non è troppo presto. No, non è presto. Ora è il momento. Io sono preoccupato, però, per i bambini e per Giusy. Ma tranquillo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Sei tranquillo. Giusy ha bisogno di te, quando tu ti facevi le ferie forzate. Quali ferie? Eccola. Ta-dam! Tazzi. No, stavo raccontando a papà di quello che hai combinato col gelato a mare. No, lo zio è preoccupato per te. Sì. Perché? Perché? Perché a volte ci sono i parenti che si preoccupano per altri parenti, magari in maniera inutile. Appunto, inutile. Ecco. No. Sono un rompiscatole, sono pesante, vabbè. Vi saluto, divertitevi, tranquilli, ciao. Ciao. Ti voglio bene. Anch'io. A tutti e due. Ciao. Ciao. Mio. Credi che non mi preoccupa partire per un tour? Eh?
Vedi che tu, Marco, Luca e Anna, siete la mia vita. Lo so. Solo che se non vinco questa paura, se non parto, rischio di non cantare più. Lo so, papà. E io voglio che tu vada, vorrei solo venire con te. Lo so, ma anch'io voglio portarti con me, ma non adesso. Ma non ti accorgeresti nemmeno della mia presenza. Ma non è per questo. È solo che devo dimostrare a me stesso che riesco a farcela. Solo l'ultima volta. Io ti aspetterò sempre, papà. Sei tutto il mio mondo. Odio sentire la tua assenza. Solo l'ultima volta. Giuro. Promesso. Promesso. Vieni. D'accordo. Procuratore, mi sembra tutto in ordine. Certo, signor giudice, certo. Mandante di omicidio, stampo mafioso. Carmelo Zappullo. Esatto, signor giudice. Questo caso sarà accorpato al maxi processo. Sì, lo immaginavo. Il più grande processo antimafia della storia di questo paese. Lei e Gaetano sarete di nuovo testa a testa. È ininfluente, signor giudice. Può darsi, procuratore. Può darsi. È un processo su cui poter costruire una carriera. Ma lei non ne ha bisogno, giusto? Ho il mandato? Sì, custodia cautelare come l'ultima volta. È tutto sulla parola di un pentito. Non lo so. Prego. Lei pensa che questa volta arriverà a testimoniare? Ne sono certo. È una grande responsabilità. Mettere in galera un uomo sulla base di una persona che merita senza dubbio di starci. Me ne rendo conto, signor giudice. Lo so. Ecco il suo mandato. Con effetto immediato. Grazie. Permette, posso usare il telefono? Guasto. Arrivederci, procuratore. Arrivederci, vostro onore. Piccola. Pensi che potrò seguire papà nella prossima tappa del tour? Ti manca, eh? Sì. Ha bisogno di me. Ho bisogno di mio padre.
Pronto? Abbiamo un problema. Gaetano, che succede? Il procuratore ha trovato un'altra prova. Ma qual è sta prova? Ci andiamo giù testimone, Carmè. Che vuol dire? Ne ho giù pentito di merda! Chi? Carmelo, c'è pure Serena. Mi dispiace, Carmelo. Carmelo, è scattata di nuovo la custodia cautelare, capisci? Che cosa? Guarda, da quello che sappiamo dovrebbero essere lì a momenti, quindi regolati. Ha capito? Regolati! Non ci torno in quel buco. Tranquillo, Pietro. Abbiamo già pensato a tutto. Ci pensiamo noi. La cosa peggiore è che non possiamo comunicare. È al sicuro, però. E sai che ti ama. Lo so. Se solo tu vedessi quanto Gaetano crede in Carmelo. Papà si fida di Gaetano. È del sistema che non si fida. Ora che non posso parlare, avrei tante cose da dire. Tante cose da ascoltare. Certa che sta bene. Che minchia fai? Anna, i piccirito? Stanno bene. E Gaetano? Appunto, c'è una cosa di cui ti devo parlare. Gaetano lo comprende il tuo gesto, però ci consiglia di scrivere una lettera di spiegazione al giudice. Pranziamo?
Ho dei nomi. Quali nomi? Di alcuni ragazzi con cui lavorava il nostro testimone. Portala a Clemente, così lo aiuta ad infrescarsi la memoria e poi procediamo con i suoi amici. Chiaro. Un tizio particolarmente coinvolto nella vita di Zappulla è Calogero Galli, conosciuto come Pippo. Anche lui è cresciuto con il boss. Non mi basta, voglio di più. Ho già un elenco di tutti i suoi beni immobiliari. Portiamo Carmelo Zappulla in tribunale, ammanettato. È un fuggitivo, è colpevole. Questi sono elenchi di chiamate a partire dalla data di fuga dell'imputato. Sua moglie, suo fratello, il suo studio di registrazione, questo Pippo. E abbiamo anche le chiamate del suo avvocato. Ah, Gaetano, lo conosco. Eravamo compagni all'università. No, niente, è un fallito. Lo sai come lo chiamano? Spugna. Fa 3 al litro. Lodevole. Come si dice, a me la gloria e a lui la noia. Ho afferrato il tipo. Bracco, sa c'è peso. Prima o poi Gaetano una sciocchezza la fa. Capito? Vai. Santino? Vi saluta, con Anna e Giussi. Adesso che facciamo? Ricominciamo da zero? No, ma considerate che questo non è un processo normale. Sono 50 in uno. Maxi processo, bel nome. Pensavo la stessa cosa. Se sei imputato in un processo di questa portata, risulti colpevole agli occhi di chiunque. Aveva tanto la legge uguale per tutti, no? Va bene, scusa. Scherzavo. Scusa. Dobbiamo mostrare Carmelo per quello che è, una vittima di un criminale. Ma come facciamo? Ho bisogno di tutte le informazioni possibili sul nuovo pentito. Pippo, ho bisogno che tu contatti ogni persona che tu credi possa avere legami con il processo. Mostriamo a tutti l'assurdità della situazione. Propaganda. Sì, ma non sarà facile. Che Carmelo è latitante. È un fantasma. Giusto, giusto. Il nostro problema più grande è il procuratore. Che lo conosce? Uno di quelli che pensa che il sistema funzioni solo perché ognuno cerca di vincere a tutti i costi. Sembra uscito da un fumetto. Pura vanità. Vabbè, mi metto a lavoro. Meglio che vada anch'io. D'accordo. Complimenti. Dai un tocco di originalità alla scena. Cosa per te? Amici tuoi? Sì. Altri amici? Può essere. Ci ha già parlato. Posto.
organizzerai una bella festa. Sì, c'è capito. Sarebbe un peccato perdere tutto. Solo per sentire da qualcuno di una storiella tra la madre del boss. Non sai che stai parlando. Buon per te. Buon per te. Cosa sto facendo? E tu chi saresti? Investigatore speciale, mi manda il procuratore. Investigatore speciale. E il procuratore dov'è? Affari, come sempre. Certo, affari. E io dovrei avere a che fare con il suo schiavo. Ma andiamo, Jim. Jimmy, tu sei una persona per bene, ma non sembri un tipo serio. Ti serve una pistola? No, grazie. Ne ho moltissime. Ho soldi, droga, avvocati, tutto quello di cui una persona che viene in un posto come questo può aver bisogno. Allora dimmi, cosa gli serve al procuratore? Ci sono stati dei problemi. Ha avuto dei problemi con un testimone? Ho saputo che non ha testimoniato. Sì, il Pascarella ci ha deluso. E che cosa vuole il procuratore da me? Vuole che faccia fuori quel figlio di puttana? È bravo il procuratore. Finalmente sta diventando uomo di mondo. No, no, Jimmy, è che abbiamo un altro testimone. Viscovo. Clemente Viscovo. E ci ha dato questo. Questo. Cattivi ragazzi. Il tipo di ragazzi che piacciono a me. Ma credi che loro siano disposti a parlare con noi? Quattro di loro ucciderebbero le loro madri se io lo dicessi io. E chi sarebbero? Pensi sia così facile? Te l'ho detto io che non sei un tipo serio. Pensavo almeno tu sapessi come va il mondo. Che intendi? Cosa ci guadagno io? Affari, come sempre. Ottimo, finalmente hai capito. Già, posso dire la verità? Non credo proprio. Ce lo vedo io col procuratore. Adesso vattene. Perché tipi come te è poco serio. Non lo digerisco. Aspetta. Ma vuoi affinare Bash? Vai. Sì. Non mi dispiace. Grazie. Ma che succede? Il giudice Mangarella ha avuto un ictus, è morto. Cosa? Oh mio Dio. Che disgrazia. Che conseguenze ci saranno ora? Hai saputo? Del giudice? Adesso. L'ho detto a Carmelo. E che hai fatto? L'ho chiamato. Ma hai idea di quello che hai fatto? Doveva saperlo! Dobbiamo muoverci! Ma cazzo, Pippo! Non mi complicare la vita! Ma vattene, Gaetano, che compri? Ma perché pensi di essermi d'aiuto? Ma che mica vuoi dire? Vi ho portato del caffè. Non grazie, Sara. Va tutto bene? No! Devi stare calmo. Amore, posso parlarti un minuto? Sara, non è il momento.
dovrei restare calmo. Ognuno sta facendo il possibile per aiutare Carmelo. Ti farei arrestare. Io mi devo occupare di questa fottutissima difesa. Vattene via, fuori. Via! Ah sì? E vabbè. Scusami, cara. Buon anniversario. Che c'è, Blacco? Che c'è? Che c'è? L'abbiamo trovato. Hai bevuto? Di che parte? Abbiamo rintracciato una chiamata tra Galli e un possibile rifugio. Che coglioni. Andiamo a prenderlo. No, no. Prima passiamo dal nuovo giudice, ci facciamo dare il mandato e poi ti potrai divertire. Bene. Ma non è questa l'unica buona notizia, ce n'è un'altra. Che altro c'è? C'ho altri 4 testimoni. Siamo a 5. Se contare. D'altra parte la matematica non è un'opinione. Un caffè? No? Puoi andare. Se vostra madre e Giusy vi ritengono abbastanza grandi per poter vedere questo video, vuol dire che siete abbastanza grandi per comprendere il mio gesto. Una vita senza dignità. Non è vita. Pippo ha detto che non ha mai visto Gaetano così sconvolto. Con tutto il rispetto, ma non mi sembra all'altezza per me. Non lo so c'è più che tu stai facendo. In che senso? Non mi era secondo mai che tu cadeva. Anni, vicinette. Ti amano per me. E chissà che tu hanno ottenuto. Forse... forse è meglio che me lo provo mezzo. Ma che vecchia dici? Che dici? Ma frate Carmelo non si arrenderebbe mai! Mai! Procuratore. Sala? Ho capito, come non detto. Cosa vi porto? Per me 2 caffè. Per il mio amico uno scotch senza ghiaccio, giusto? Mi ricordavo bene. Il tuo testimone è un bugiardo. E lo è? Il mio assistito è innocente e tu gli stai rovinando la vita. Gaetano, io ho altri 4 testimoni. Chissà come mai. Ma a me non interessa la loro presenza, a me interessa la loro testimonianza. Scommetto che si conoscono fra di loro. E può essere, lo sai perché? Perché il mondo è piccolo.
Però il tuo cliente, Zappulla, di sicuro conosceva il loro boss. La sono cresciuti insieme. Ma questo non fa di lui un assassino. Ma tu pensi veramente io sto facendo tutto questo per partito a presa perché mi voglio divertire? Tu questo pensi? Ma tu non sai perdere. Io non saprei perdere. E tu mi conosci, io non perdo mai. Sei sulla buona strada, credimi. È una minaccia? Non hai prove. Gaeta, ho 5 testimoni che sono più di una prova. C'ho il momento, c'ho i mezzi, allora? Quello che dicono i tuoi pentiti. Pentito dire! E per quanto riguarda il movente e i mezzi, io ti farò a pezzi, anche su quelli. Avvocato! Basta. Le chiacchiere stanno a zero. Ti dico di più. Ho sbagliato a venire. Certo, è così. Siccome io sono un pubblico ministero, giustifichiamo la mia presenza qui. Non è che per caso mi potresti dire dove è nascosto, dove è inguattato il tuo latitante Carmelo Zappulla. Sai che non ne ho idea? Giusto. Vuoi che te lo dica io? Un omaggio. Volta tua. Gaeta. Fermo! Esprimiti. Non ti piace? Bellissimo qui. Sembra di stare in vacanza. Molto bello. Ma non ha trovato questo posto. La testa di tuo fratello lavora solo per te. Non lo sai? Bravo, Marrate Santino. Aspetta, bravo. Ma c'è un'altra sorpresa. Beccati sto panorama qua, va? Tac! Amori miei! Come state? Bene. Che begli occhiali che hai. Li vuoi? No, li voglio io. Sì? Fammi vedere. Aspetta, 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 aspetta. Quanto è bello. Sembra te, papà. Senti, Luca, Marco, venite con zio. Ho bisogno di una mano. Così lasciamo mamma e papà un po' da soli, eh? Via. Come stai? Ho sbagliato tutto con te. Tutto. Che dici? Siete la cosa più importante per me. È vero. E Giussi? Giussi crede che seguendo il tuo caso da vicino tutto si potrà risolvere nel più breve tempo possibile. Pippo, l'hai visto Pippo? È sparito. Sparito? Hai sentito, Pippo? Abbiamo avuto un piccolo litigio. Mi dispiace. Dimmi tutto, Gaeta. Il procuratore ha 5 pentiti pronti a testimoniare contro di te. E cosa cambia? Sono innocente. Omicidio premeditato. Se qualche cosa va storto. Non ho bisogno di nient'altro. Ho paura, Carmelo. Io mi fido di te.
Non si tratta di fiducia. Non sono mai stato così felice. Il crimine organizzato piaga di questo paese, di questo tempo. Non sarà tutto lì, me ne faccio gare. Ma procuratore, non le sembra un po' esagerato chiedere l'ergastolo per un cantante? Lei faccia la giornalista, io faccio la pubblica chiusa. Grazie. Sara, ti prego, Sara, non ce la farò mai, Carmelo rimarrà in prigione tutta la vita, Sara. Ascolta, nessuno potrebbe fare niente di me, hai capito? Che è successo? Che è successo? Hanno chiesto l'ergastolo. Cosa? L'ergastolo, papà. Basta, basta. Dobbiamo scappare. No, amore mio, no. No, amore mio. Basta scappare. Io odio ammettertelo, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro e Clemente si è comportato bene. Già. Tanto la prossima cazzata che fa finisce in galera. Non mi sorprenderebbe. Perciò riguarda la questione della madre del boss, è a posto, giusto? A posto. Bene. Ma come mai il tuo ufficio è la biblioteca del tribunale? Bracco, bracco. Ormai la vittoria è vicina, sarai soddisfatto? Appure tu pensi che il mio sia un discorso di ego? Beh, incastrare un cantante. Ma chi è Carmelo Zappulla? Chi è Carmelo Zappulla? Carmelo Zappulla è un mezzo mafioso! È uno che decanta la sua terra fino a quando ci conviene.
Io in questa tenda ci sono nato, ci sono cresciuto, ci vivo. Non me ne sono andato, lo sai perché? Perché la voglio migliorare. È chiaro, io non me ne vado come Carmelo Zappura. Io rimango qua. Zappura, ho offeso questa tenda. Per cortesia, vattene e fatti il fatto tuo. Carmelo Zappi. Anche. Torniamo a casa. Avvocato, avvocato può procedere. Sì, sì, signor Presidente. Scusate, scusate. Avvocato? Sì, signor Presidente. Ha mai incontrato l'imputato? No. Quindi non ha mai visto l'imputato trattare con il suo capo? Come ho già detto, l'ho sentito. Da chi lo ha sentito? Non ricordo chi è stato il primo a dirmelo. Lo sapevano tutti. Signor Viscovo, si limiti a rispondere alla domanda. Conosceva la vittima? Certo. In quali circostanze ha conosciuto la vittima? Saverio era uno del quartiere. Che tipo di persona era? Vittima. Un guaglione a posto, un po' pazzo per le donne. Sì? Grazie. Lei frequentava regolarmente il suo capo, giusto? Giusto. Parlavate spesso? Sì. Quanto spesso? Sempre. Ogni giorno? Non so dire se ogni giorno, ma più o meno sì.
Eravate intimi amici? Diciamo nei limiti di questo mestiere. Ha mai sentito dire da qualcuno che la vittima flirtava con la madre del suo capo? No, mai. Ne è sicuro? No, cioè voglio dire sì, sono sicuro. Lei ha mai conosciuto la moglie di Carmelo Zappolla? L'ha mai vista? E la figlia? Eccole, alzatevi. Secondo lei quanti anni ha la figlia di Zappolla? Mi appongo, signor Presidente, è davanti la cosa. Respinta, risponda alla domanda. Mi dispiace. Scusi? Mi dispiace! Saverio Meccanica aveva frequenti rapporti sessuali con la madre del mio capo. Mi oppongo, Presidente, mi oppongo! Non ho altre domande, signor Presidente. Procuratore, a lei la parola. Grazie, signor Presidente. Ho concluso, signor Presidente. Facciamo una breve pausa prima dell'arringa finale. Il tribunale si riunisce fra 20 minuti. Prego, avvocato. Può procedere con la ringa. Sì, signor Presidente. Signor Presidente, signori della giuria, non so quanti di voi abbiano avuto occasione di leggere un certificato di detenzione per ergastolo. C'è una data di ammissione, mese, giorno, anno, e poi una data di scarcerazione. In questo caso, una sola parola. Mai. 5 testimoni. Impressionante. Qualcuno potrebbe pensare che il mio assistito abbia commesso un omicidio in una stazione ferroviaria nell'ora di punta. Signori, siamo dinanzi alle dichiarazioni di un pentito. Al dire di un pentito. Pentito dire. E per pentito dire un essere umano rischia un fine pena. Mai! Una sentenza che... Silenzio! Avvocato, si contenga! Non dimentichi che si trova dinanzi ad una corte! Mi scusi, signor Presidente. La prego di procedere. Sì, signor Presidente. Avvocato. Comprendo l'impazienza della corte. Un leader sindacale americano, Eugene Debs, ebbe a dire: fino a quando un'anima sarà in prigione, io non sarò libero. Seguendo il pensiero di Debs, nessuno è libero. Comprendo l'impazienza del tribunale. Ha tanti colpevoli da condannare oggi, ma non la condivido. È mio dovere civico oppormi. Non tanto e non solo perché il mio assistito è innocente, quanto perché lo potrebbe essere anche l'assistito del mio collega. Ogni anima in prigione, ogni artista in prigione, rappresenta il fallimento di ogni società illuminata. Il sovraffollamento delle carceri evidenzia una crisi della nostra democrazia. Questo maxi processo, creato per velocizzare l'incarcerazione di un vasto numero di imputati il cui destino è già stato deciso, dimostra che c'è qualche cosa di malato nella nostra società. Invece la giustizia, il sistema giudiziario con i suoi criteri, è concepita per salvaguardare un mondo dominato dal caos. Il sistema giudiziario è stato disegnato per garantire il massimo della compassione e dell'umanità. Per il trattamento degli elementi più problematici dell'esistenza umana. Io mi chiedo se
la vostra impazienza non sia solo sintomatica di una verità più profonda, e cioè il rendersi conto che una società democratica non può negare la libertà ad un cittadino innocente per pentito dire. La giustizia non è un Dio vendicativo che ha bisogno del sacrificio umano per essere saziato. La giustizia deve ascoltare con obiettività e con attenzione. La giustizia deve proteggere ad ogni costo gli innocenti. Altrimenti la giustizia diventa utile solo a sanzione, masse frustrate. In questo caso, la giustizia è morta. E con essa, qualsiasi concetto di libertà e qualsiasi concetto di società libera ed aperta. Ho concluso, signor Presidente. Carmelo, mi stavo lì sopra, la Sannari. Carmelo, Carmelo è da non credere. Carmelo è finita. No, no. Carmelo, sei libero. Assolto, sì, assolto. Carmelo, sei libero. Corri, Carmelo, corri, sei libero. Un attimo. Sta vita mia correva in coppa d'attimo, a cose decideva l'incredibile, e per paura stavamo a nascondere. Un attimo, ha fatto per 3 anni non mi inutile, eppure mo che sono tornata a vivere. Ma quella sta paura non se ne va, e mi mancavano poche stucele, e quando spasa stere che scuro, e quagli uccelli da quando cantava, sbatteva per male. Più male mi fa sentire.
lei brava tu sarebbe, lei mi guardava con la grande differente, già sapeva tutte le, mi amavo solo la mia libertà, portavo la felicità, ma lei che fuma forse la rabbia, forse la legge, lei c'era di. È durato poco, era solo un gioco, niente mi illudeva, e se la perdeva, non capiva niente, quasi non parlava, mentre chi la è, chiusa in lontanava, se ne portava bene, ma lasciavo male, voglio quelle sedie, se...